Hai un'aria convinta, Basim. Che cosa hai scoperto? Harib è innocente. Il governatore meno. Ha stretto un patto con l'ordine e ha spinto i cugini a togliere protezione ad Alamut. Maledizione. È quello che temevamo. Siamo diventati vulnerabili. Sì. In cambio, Abu Abdallah ha rinunciato alle sue mire al trono. Cederà la corona per appagare l'ordine, guidato da sua madre. Kabiha è la testa del serpente. Dov'è ora? È fuggita a palazzo. Forse possiamo ancora salvare Alamut. Datemi la piuma, maestra. Kabiha avrà la giusta punizione. E sarò io a infliggerla. Cosa? Che state dicendo? Che ci vuole una mano più esperta. L'ultima volta che sei entrato in un palazzo è scoppiato un putiferio, a dir poco. Non sono stato affidabile finora. Maestra, ho il diritto. Quale diritto? Di uccidere? No, io non intendevo. Chiunque colpisca, colpisce per tutti gli altri. O il tuo ego esige il grande onore? Non è l'ego, maestra. È il dovere. Ho giurato di cambiare vita, di percorrere la via delle ombre per servire la luce. Vorrei farlo. Kabiha è più pericolosa dei suoi tirapiedi. Sii rapido e spietato. Non esitare. Sangue da una rapa. Chi è lei per negarti Kabiha o per dirti quando colpire? La mia maestra e guida, senza la quale non sarei che un cadavere nelle strade di Anbar. Ma mi spia adesso? Come sempre. E così soffochi le tue domande, abbatti i suoi nemici e la servi senza fiatare. E vivi perseguitato da un djinn nella topaia da cui speravi di fuggire. Sai dove trovarmi quando avrai compiuto il tuo dovere. Tutti quei morti e dispersi. Ogni traccia di sangue conduce a te. Al-Bahamut, l'ultima maschera da strappare. Hai aizzato Wasif contro i ribelli. Hai scatenato Al-Hul e hai svenduto tuo figlio per Alamut. Ma è tutto per cosa? Per qualche stupido manufatto di un'era dimenticata? Non importa. Verrò a trovarti a palazzo. E taglierò la tua testa di serpente. Sembra che dopo tutto Ali attaccherà il palazzo. I suoi ribelli distrarranno le guardie. Tu, occulto! Credi di poterci aiutare a superare le porte? Sono chiuse dall'interno. Sembrate ansiosi di combattere, fratelli. Vedrò cosa posso fare. Devo essere rapido e furtivo. Kabiha sarà già allerta. Ehi, ma cosa...
qualcosa? Cosa? Non vincerà. Servono rinforzi! Non mi hai fatto niente! Termino! Venite ad aiutarmi! Ti ringrazio.
Fermati! La prossima volta non ti andrà così bene. Nessuno oserà avvicinarsi. E vado a andarmene da qui. Finalmente, devo trovare Kabiha e salvare Alamut. Trovata. Thank you.
ribelli di Ali sono alle porte. Mi sono battuto contro quei guerrieri dai capelli blu. Eseguo! I servi si muovono liberamente. Si respira un'aria pesante oggi. Sono tempi molto pericolosi. E quale inospitalità? Non si diceva di onorare l'ospite come merita? Certo, ma Al-Mutawakkil fu assassinato nel palazzo d'inverno e da allora c'è molta sorveglianza. Questo lo vedo. Ovunque io vada, mi imbatto in sguardi torvi e porte chiuse. Chissà se questo basterà ad aprirle. Chissà. Una porta aperta non ha prezzo. Questa aprirà tutte le porte. Cambierà il vostro umore. L'aria si è già fatta più leggera. Ora mi muoverò facilmente.
Segno! Prova a seminarmi! Che cosa? No! Quando ti trovo ti ammazzo! Ehi tu, alto! Cosa? Qualcosa. Nah, chi può essere tanto stupido da affrontare? Ah! Occhi aperti. È la tua fine! Possiamo incontrarci sempre così. Sono più che d'accordo. Dov'è Kabiha? Se lo sapessi, non te lo direi. Non fare l'ingenua, Makira. Perché no? L'altra volta ha funzionato. Tu sai chi è Kabiha? Chi è davvero? Meglio di chiunque altro. Sono come una figlia per lei. Ben più di quell'idiota che ha lasciato morire suo padre. Non hai idea di chi stai per affrontare. Ma io lo so. Ed è per questo che ti dico: vattene da qui. Makira avvertirà la sua signora. Vediamo dove mi porta. E
L'orrida canaglia! Chiamate le guardie! Non fatelo scappare! Biblioteca. Kabiha deve essere lì. Allah ti maledica. Non puoi lasciarmi in pace. Forse potrei, ma la tua signora... Cerca quanto vuoi. Non la troverai mai. Io non ho nient'altro da dirti. Ci deve essere una stanza oltre questa. Ma come raggiungerla? Cosa declamava Harib? Oceano impetuoso, placherò il tuo furore. Deserto rovente, abbraccerò il tuo calore. Cobra mordace, per te avrò solo amore. Graziosa colomba dal bianco candore. Molti volumi di Harib. Kabiha è un'ammiratrice. Tomi di colore blu, nero, bianco e giallo. Quale libro avrà scelto Kabiha per aprirsi la via? C'era il libro di Harib nel suo studio. Quanti anni trascorsi a cercare? Tra antichi tomi e tombe perdute. A studiare il passato. A inseguire miti e leggende. Quando mi bastava aspettare che tu venissi da me.
Il nobile discendente è giunto. Eppure egli non conosce se stesso. Hai mai meditato sulla tua natura? Tu che vedi oltre. Tu che conosci. Persino mio figlio ha chiesto che cosa sei. Dopo averti visto risvegliare il dono degli antichi. Che cosa sono? Più di un semplice uomo. Basta misteri, dimmi la verità. E se invece ti mostrassi tutto? Vieni con me ad Alamut. Sotto le mura del suo tempio giace tutta la conoscenza che ti spetta di diritto. I tuoi cosiddetti fratelli preferirebbero morire che vederti reclamarla. Ma fatti coraggio, Basim. Ti spianeremo la strada. E ti libereremo. No! Con quali parole ti ha avvelenato? Ha detto che sono più di un semplice uomo. Che cosa intendeva Roshan? Che cosa c'è sotto il tempio? Quello è un luogo proibito. Non c'è niente per te laggiù. Io vi ho parlato degli incubi. Del djinn. Una ferita da lenire, eh? Una debolezza. Ci ho provato e riprovato, ma voi me l'avete impedito. Ho dovuto combattere da solo. Non eri solo. Tu non sei il primo che cammina tra le ombre ferito, Basim. Raccogli i tuoi pezzi e rimettili insieme. Riversa il tuo dolore nella confraternita. Purificati dal veleno delle sue menzogne e torna con noi a casa. Come un semplice uomo, ma come nostro fratello. Oppure è troppo poco per te? E se lo fosse? Segui la via che lei ti ha indicato. E sarò io stessa a ucciderti. Devo andarmene da qui. Devo dire a Nihal cosa ho scoperto. Guardie! Guardie! A me! Ehi! Non sfuggirai alla giustizia! Thank you.
sono sopravvissuto. Ho lasciato una scia di rovine. Le guardie non fanno che intralciarmi. Potresti aiutarmi a liberarmi di loro? Sento mancare la terra da sotto i piedi. Devo trovare un sostegno. Devo tornare a casa, Daniel. Lo sputafuoco. Cittadini, per quanto ogni tipo di furto sia severamente proibito a Baghdad, il califfo desidera ricordarvi di tenere ben stretti i borselli e averi, per evitare che siano facile. Basim, stai bene? Basim? Io... non lo so. Tu... avevi ragione, Nihal. La mia nemica, Kabiha, lei aveva le risposte. Che cosa hai scoperto? Che non so tutto di me stesso. Kabiha voleva dirmi la verità, ma la mia maestra l'ha messa a tacere. Quella verità è ad Alamut. Allora andremo ad Alamut. Andrò io, Nihal. Da solo. Hai bisogno di me. Devi stare al sicuro. Con te sono al sicuro, e tu lo sei con me. Potrei andare incontro a pericoli e morte. Questo è il mio fato. Non mi sottrarrò a esso, e non è tuo dovere affrontarlo. Ovunque tu andrai, io ti seguirò. Se ti poserai, ti conforterò. Resterò al tuo fianco, passo dopo passo. Non sarai mai solo. Prepara le tue cose. Resteremo ad Alamut finché non avrai trovato le tue risposte.
Nihal! Roshan. Nur, non è il benvenuto che ti aspettavi, eh? Almeno eri altrove quando sono arrivati i Tairidi. Cos'è successo? Io temo che Alamut sia caduta. Avevo l'ordine di cercare aiuto. Ho cercato delle pattuglie nel deserto e ho trovato te. C'era qualcun altro con me? No, eri solo. Allora Nihal è viva. E Roshan? Speravo che voi due foste insieme. Vieni, fratello. Dobbiamo uscire, cercare altri sopravvissuti e ripulire Alamut dalla feccia. Io temo di non farcela. È grave. Gliela farò pagare. La farò pagare a tutti. Noi non predichiamo la vendetta, Basim. Cosa? Stai sanguinando a morte e resti ancora fedele a uno stupido dogma? Ma per cosa? Il credo non ha protetto Alamut. E anche io ho fallito. Anche io. Ma tu puoi ancora vivere per i nostri ideali. E puoi salvare i nostri fratelli, che sono ancora vivi. Questo posso prometterlo. Hai la mia parola. Che Allah ti protegga, Basim. Non c'è nient'altro da dire, fratello. Va, salva gli altri.